Bentornati ragazzi sul canale, sono ancora una volta a Mantova, ragazzi mi manca solo di imparare il dialetto mantovano e sono a posto. Sono ancora da Luigi ragazzi e questo è l'ultimo video, anche se Luigi, cioè, di invenzioni ne ha da fare, da proporre, chissà che non tornerà ancora. Chissà. Questo per adesso è l'ultimo video Luigi, grazie di tutto. Allora, cosa ha realizzato? L'avete già capito al volo sia dall'immagine iniziale che da questa immagine, lo state vedendo in diretta, cioè una power station trasportabile che tu hai chiamato? Una power station di riserva. Power station di riserva. Per uso. Per riserva cosa intendi? Quanti kilowattora è questo? Questo sono 3 kilowatt e mezzo. 3 e mezzo. Di batterie e c'è un inverter che spinge 1500 watt e 3000 di spunto. Perfetto, quindi è uno Spannungenwald lì che è una... Esatto, quella marca che dopo vedremo. Però funzionano bene, hanno un po' di consumo intrinseco, però funzionano bene. E quindi hai fatto un 2P4S. 2P4S, sì. 2P4S. Sono 300 ampere. 300 ampere a 12 volt. Celle sempre della Mani. Della Mani. Ottimo. E adesso ragazzi, fra 4 secondi, dopo che vi iscrivete al canale, partiamo in quarta con la descrizione di questo bel prodotto, bello solido, perché questa è una cassa trasporta... È robusta. È anche un po' pesantina, eh? Non è da auto, si fa un po' fatica, però... Però un camping, vado in baita, eccetera, è fattibile. Sì. A fra 4 secondi, buona visione. Luigi, buongiorno per la terza volta, eccoci qua ancora con questa immagine che raffigura te con la tua creatura. E a questo punto io ti lascerei descrivere, cioè che cos'è questo prodotto? Io ho pensato di fare questo UPS con una discreta scorta di energia, 3 kW e mezzo di batterie, e che vi possa erogare 1500 watt con 3000 di spunto, in modo che posso accendere anche pompe sommerse, condizionatore in caso di frigoriferi, mi tiene la portata, ce l'ha per fare tutte queste esigenze. Quindi hai un inverter che regge 1500 continua, sì, e 3000 di spunto, 3000 quindi di pompa spunto. Del pozzo per innaffiare i giardini, sono in baita, tac. Va, non ci sono problemi, funzionano tranquillamente, anche stufette elettriche, ovviamente sono prive di spunto, quindi non ha nessun problema, dopo faremo anche una prova, la attacchiamo. Certo. Niente, l'idea mi è venuta perché avevo un po' di materiale in casa, avevo le batterie, avevo questo case modificato che viene dal campo musicale. Ah, quindi un trasportastrumenti. Andiamolo a inquadrare bene nella sua molto totalità. Molto robusto sugli angoli, come fanno i trasportastrumenti. Chiaro, tu l'hai verniciato di blu e qui è tutto alluminio, ferro, tutto il resto. Sì, esatto. E gli ho modificato la forma in modo da adattarla alle mie esigenze, ecco. Le batterie sono sul fondo, posso dire già subito che il prodotto non è leggerissimo, abbiamo provato prima a sollevarlo insieme, potremmo sui 40 kg, però come power station per casa, che è sempre lì con le sue ruote, non pesa, oppure me la porto in baita e mi faccio tutta l'estate, non è un peso continuo. Si può mettere in macchina, in due persone, si mette in macchina e può funzionare tranquillamente. Il sistema è provvisto di un raffreddamento interno. Ok. Ecco, descrivimi, presumo che sia legato a questi quattro pulsanti o queste spie. Il raffreddamento è comandato sempre da questo strumento, che è settabile. Quando supera i 30 gradi, per dire, io l'ho impostato a 30 gradi, lui inizia a raffreddare con una ventola. E si sente che sta funzionando, una ventola a 220 volt che spinge all'interno. Ok. E una ventolina, in questo caso a 12 volt, che estrae. E la sento che sta estraendo. Quindi mi mantiene, diciamo, l'ambiente... Climatizzato. Ok. Già che ci siamo, facciamo un giro che... Ah, ecco dove hai posizionato lo staccabatterie, non l'avevo visto. Questa è una genialità, bellissimo. All'inizio l'avevo messo all'interno, ma all'interno secondo me non è giusto metterlo. È all'esterno, in caso di emergenza, sgancia. Sì. Ottimo. Anche questo di nautico. Nautico, quindi roba che sta funzionando robusta. Bene con... Secondo me è molto robusto. Molle e quant'altro. Vedo anche le ruote molto potenti, col suo carrello. Il carrello ovviamente a sbalzo può essere trasportato alla sua... sia così, diciamo, come fosse un bagaglio a mano, eccetera. Invece così può essere trasportato con le quattro ruote. Fantastico, molto comodo questo per casa, invece a sbalzo quando devi fare un tragitto, lungo. Dalla baita alla macchina. Esatto. Maniglie per il sollevamento. Ah, ecco, due maniglie, quindi una di qua e una di là. Due maniglie abbastanza robuste. Una maniglia la piglierai tu e la tua moglie, che ho conosciuto delicatina, invece dice chiama l'amico.
perché non ce la fai. Due uomini forse meglio. 40 kg sono un po' altici. Si fa sentire, esatto. Ottimo. E qui vedo una TS. Ecco, la TS è praticamente lo strumento che stacca da funzionamento ad inverter a rete. Quando io inserisco la rete col sul cavo, lato, fammi vedere un attimo, ok, così lo inquadriamo, esatto. Esatto. E c'è anche un interruttore, ottimo, esatto. Quindi può restare inserita sempre e scegliere di attivarla quando vuoi. Esatto, quando la rete viene inserita la TS automaticamente va a rete. La priorità, noi sappiamo che la TS la priorità ce l'ha in alto, quando c'è corrente lui va in priorità a rete. Sì. Priorità rete significa io lo uso sempre come voglio, senza rete, quando attacco lui cosa fa? Carica. Sì, carica. Va a rete e carica. Esatto. L'alimentatore l'hai messo dentro o fuori? Esterno. L'alimentatore benissimo. È esterno. E quello è il plug, quindi lo attacchi lì. Sì. È un plug diretto che puoi attaccare anche i consumi lì? Qui posso attaccare anche lampade o altri consumi. Comodo, quindi attacchi quello che vuoi sia in ingresso che in uscita. Esatto. Sia di qua che anche di qua. Ok, hai preso anche l'ho messo esterno perché all'interno c'era già abbastanza materiale, abbastanza roba, esatto, da raffreddare, da diciamo. Quindi si fanno delle scelte, a volte siamo un po' obbligati in base. Sì, chiaro. Qui ho visto che hai preso due prese, una Schuco, sì, e l'altra normale. Sono identiche. Benissimo. Hanno lo stesso. E queste spie cosa rilevano? Abbiamo il raffreddamento che adesso è inserito, sì, stanno lavorando le ventole. Quando l'inverter è attivo si accende la spia verde. Quindi attacchi la rete. Esatto. Quello invece quando funziona inverter. Quando funziona l'inverter, e questo sempre in caso di molto freddo si può mettere all'interno una resistenza che possa scaldare l'ambiente interno per non far andare le batterie sotto zero. Perfetto, quindi un riscaldatore. Riscaldatore interno. Anche minimo. Cos'hai usato? Una resistenza? Ah, si può installare, ma tu non l'hai messo? Non l'ho messo, però ce l'ho. Ah, ce l'hai. Sono resistente a filo, sì, lunghe 1,5 metri, che scaldano ai 45 gradi, quindi in un ambiente così piccolo possono sicuramente evitare che si ghiacci. Sì, se lo lascia all'esterno, in montagna, esatto, e quant'altro. Bello. Senti, per chiudere questo argomento che è interessantissimo, facciamo, sì, due prove di funzionamento? Certo. Intanto attaccami una lampada che l'ho già vista bella pronta. Attacchiamo la lampada con fare da fuoristrada per... Allora, faro fuoristrada, quindi 12 volt. 12 volt, molto utile d'inverno se uno deve... Attaccala qui sull'apparato stesso. No, ma attaccala anche nella guida sua, okay, che hai fatto interna, così almeno vediamo la trasportabilità, perché tu mi dicevi, lo trovo molto interessante, che può essere anche uno strumento di lavoro, di dove lavoro. Tu quando... Ecco, vedete ragazzi, posizionato così, diventa uno strumento che io mi porto e devo fare un lavoro notturno di manutenzione piuttosto che sulla casa vacanza. Eccolo qua, sta funzionando perfettamente, molto luminoso. Questo è un faro che picchia, adesso non lo vedete perché è giorno, per lavori invernali anche, sì, per, sì, 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 quando manca la luce anche, comodo, e l'abbiamo attaccato al plug, quello che è lo stesso del caricabatterie. Esatto. Benissimo. Che batterie usi? Caricabatterie usi qua? Carica lenta? Io ho un piccolo caricabatterie da 5 ampere. Ma okay, alla fine uno strumento di questo tipo viene lasciato sotto carica lenta con, sì, tutte le ore che abbiamo, e lui si può caricare completamente. Chiaro, perché è uno strumento di emergenza, non è che andiamo a utilizzarlo fisso. Se uno vuole caricarlo molto veloce deve avere, sì, un caricabatterie potente per poter... Sì, sì, sì. Senti Luigi, facciamo una prova di potenza su qualche serpentina? Certo. Cos'hai, un riscaldatore? Ho una stufetta. Ok. Quanti watt è? Questa è da 1000 e da 2000. Lo regge, per non farti fare la figuraccia, lo regge il 2000? Possiamo provare. Quindi no, ancora non l'hai fatto, eccezionale. Parti col 1000 allora, vai. È partita? Ventola, questo è 1000. Perfetto, lo vediamo da... Eccolo lì, c'è lo schermo. Lo vedete qua nello shunt, 1.1 kW. Metti 2000. Eccolo qua, 2.2. Ecco che abbiamo ripristinato il funzionamento. Luigi, adesso ti faccio la domanda che è semplice per noi perché abbiamo fatto i test prima, ma tu devi rispondere agli amici del canale. Sì. Perché si è spento? Si è spento perché noi abbiamo acceso una stufa da 2000 watt. Bravo.
Noi abbiamo un inverter che ha 1500 watt di erogazione con 3000 di spunto. Perfetto, quindi ragazzi, se noi abbiamo un inverter, questo serve a tutti voi, da 1500 e gli attacchiamo un 2000 continuo, perché questo non è uno spunto ma è continuo, è ovvio che l'inverter si spegne. Esatto. Questa prova pilotata serve proprio a farvi capire che dobbiamo attaccare le cose in maniera corretta. Esatto. Grazie Luigi, altri dettagli su questo prodotto? Possiamo passare all'inserimento della 220. Ah, inseriamo per caricare, ottimo, dai, vai. Allora Luigi, qua vedo che hai attaccato la rete, cioè esatto, la 220 l'hai attaccata, sì, al nostro apparato. Abbiamo attaccato la rete elettrica. Esatto. Quando noi daremo l'1, diamo corrente all'apparecchio, lui automaticamente, la TS va in priorità rete. Perfetto, quindi prima che lo fai, rispieghiamolo un attimo. Sì. Attaccando la rete ed è spento, non sta alimentando a rete. Ma al momento in cui attivi la rete, l'ATS percepisce la rete prima, sì, come primaria e passa automaticamente a rete. E a quel punto possiamo attaccare il 2 kW o ancora no? Possiamo attaccare quello che vogliamo. Ottimo. Allora, attacca la rete, aspetta che metto così per fare una visione, sì, globale. Vai. Perfetto. È passato in qualche millisecondo a rete. E adesso accendiamo per favore la 2 kW. Eccolo qua. Sta andando 2 kW. Che caldo. Giramela di là. Bene, stiamo andando con la rete, le batterie non le segna perché non siamo più con l'inverter, vedete che segna, esatto, là segna l'assorbimento dei 50, esatto, 50 watt e le lampade accese. Prova a spegnere le lampade per favore, così vediamo il 50 watt quanto diventa. Eccoli qua. Sono esattamente 7 watt circa, la ventolina, che è il consumo della ventolina che è azionata viste le alte temperature, 7.8 watt. Esatto. Perfetto. Luigi, molto molto Luigi, interessante. 2000, se tu vuoi riscaldare un po', no. Te li lascio vicini. Fammi allontanare che qua si cuoce. Ragazzi, anche questo video è arrivato al termine, la terza volta che sono qui a Mantova a divertirmi con Luigi e Stefania. Ospitalissimi, Stefania ragazzi vi abbotta che poi per tornare a casa dovete fermarvi. Bene ragazzi, io voglio chiedere proprio a lei, perché a volte un canale sembra quasi sull'energia alternativa, sembra quasi una prerogativa maschile, ma lei è molto interessata, appassionata e competente, quindi che cosa pensi dell'apparecchio che tuo marito ha realizzato? Beh, è un'apparecchiatura molto comoda nel momento in cui tolgono corrente oppure nell'emergenza di avere le batterie scariche. Per cui nel momento di avere bisogno, di avere la corrente elettrica in casa, questo apparecchio mi permette di poterla utilizzare. Quando attaccando invece, qualcosa. Attaccando, cioè, esatto, perché soprattutto sono i freezer, sono i frigoriferi, sono magari le emergenze, per cui sì, poter sì, abitare la casa senza aver, esatto, senza il blackout. Infatti, senza il blackout. Senza il blackout. È stato pensato come emergenza questo prodotto. Io l'ho fatto un po' col materiale che avevo e con la mia idea. Riciclo dei materiali che avevi è fondamentale. Esatto. Soprattutto per l'emergenza. Dove posso attaccare una pompa sommersa, posso attaccare un freezer in caso di blackout e quindi sì. Poi quasi uno spunto per tanti amici che vorrebbero farlo più leggero, più pesante, cambio più materiali, grosso, meno batterie, meno, cioè, batterie, no? Si può adattare, se uno ha una baita e se lo va a portare là per tutta estate, lo carica con due pannelli solari, alla fine si può caricare tranquillamente col tempo e c'hai quei 3 kW e mezzo da usare di corrente utile. Esatto. Ragazzi, questo è quello che viene sul canale, sembra quasi che abbiamo fatto uno spot pubblicitario, ma questo non è da vendere, l'ha fatto lui, se lo tiene, quindi è tutta roba che viene dalla spontaneità, dalla passione di aver fatto queste cose. E anche Stefania è appassionatissima. Ragazzi, buona visione per i prossimi video, saranno interessanti, non vi anticipo nulla e una buona serata a tutti mentre vi iscrivete a questo canale fatto di tecnologie e anche di simpatia. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Bentornati cari amici sul canale, oggi siamo a Mantova, praticamente la poi non c'è più sole. È notturna. Seri. Siamo qui di notte. Con i fari. Ok.